Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo Ed Hunter Patriottico. Parto già col dirvi che è disponibile nel negozio evento al costo di 2800 di oro e i suoi vantaggi sono: grido di guerra dal 25% di probabilità che ogni colpo consumi 0 munizioni, mentre come comandante il grido di guerra dal 50% di probabilità che ogni colpo consumi 0 munizioni. Attenzione, quindi è un eroe fatto appositamente per risparmiare le munizioni e vi assicuro che probabilmente nel video ovviamente non si noterà così tanto, ma se utilizzato per un lasso di tempo abbastanza esteso, quindi per molte missioni, il risparmio sarà notevole e ve ne accorgerete semplicemente voi. E adesso andrò a spiegarvi bene o male la build che ho deciso di adottare e vedremo anche il risparmio quanto sarà notevole. Allora, ovviamente andiamo a mettere un vantaggio di buone feste, vogliamo che il grido di guerra comunque si rigeneri il più velocemente possibile, perché ricordiamolo, il suo vantaggio è solamente durante il grido di guerra, quindi è importantissimo recuperarlo nel minor tempo possibile. Poi allora andiamo a mettere a solo di basso: ciascuna eliminazione durante il grido di guerra estende la sua durata di 0,4 secondi fino a un massimo di 15 eliminazioni. Macchina resistente, quindi le armi esplosive hanno un 20% di probabilità di sparare senza consumare munizioni. Incremento la durata del grido di guerra di 3 secondi, anche se comunque 3 secondi non ci cambiano la vita. Riduco il recupero di grido di guerra del 17%. E poi il ritmo di battaglia, che andando a utilizzare i lanciarazzi in missione, beh, lo sapete, le uccisioni necessarie per attivare il vantaggio le raggiungerete molto facilmente e boosterete di più il vostro attacco. Allora, adesso cosa vi consiglio di fare con questa build? Ovviamente potete decidere di sostituire macchina resistente con recupero munizioni assalto, quindi per andare a risparmiare le munizioni d'assalto, oppure semplicemente sostituire qualcosa. Insomma, queste cose poi sono molto personali, anche perché non tutti possiedono le stesse identiche perk magari che possiedo io, oppure non tutti preferite giocare in questa maniera, quindi magari di conseguenza uno preferisce risparmiare sia munizioni razzo sia munizioni assalto allo stesso tempo e utilizzare magari in combinazione due armi con cui si trova bene, no? In particolare però c'è anche da dire che comunque risparmiare munizioni assalto rispetto a quelle del lanciarazzi è meno conveniente, sia che siano munizioni celle energetiche e a maggior ragione se invece sono munizioni esplosive, in tal caso comunque ci fa piacere risparmiare quel poco che possiamo. Dipende un po' anche dai punti di vista di ogni giocatore, questo è il bello di Salva al Mondo, no? Comunque, se volete un consiglio, non fatevi scappare questo eroe, anche perché raga vi assicuro che prima missione, seconda missione, terza, quarta, quinta, dopo 10 missioni vi accorgerete veramente di quanto avete risparmiato in munizioni, specialmente se poi vi piace spammare. Il risparmio di munizioni sarà col grido di guerra innanzitutto su qualsiasi arma voi utilizziate, ma purtroppo per incrementare il risparmio, quindi per andare a mettere altre perk nella build che ci incrementeranno sostanzialmente il nostro risparmio, beh, non esistono altri eroi che ci danno quei vantaggi. Purtroppo le uniche possibilità sono sui lanciarazzi, quindi sui lanciatori, con demo 8-bit, e poi Genesis alle strisce dello stesso evento per le munizioni assalto. Voi con questo eroe potrete utilizzare il grido di guerra e risparmiare le munizioni con le munizioni assalto e coi lanciarazzi in sostanza. E durante il grido di guerra, se volete utilizzare qualcos'altro, ovviamente avrete risparmio anche in quel caso su qualsiasi altra arma. Insomma, poi potete anche decidere voi come adottare questo eroe nella vostra strategia di gioco e come utilizzarlo al meglio. Molto utile anche nel caso del re mitico, qualora noi vogliamo risparmiare il più possibile e comunque utilizzare il soldato. In quel caso assicuratevi comunque di utilizzare anche Banshee nella build per boostare i danni del grido di guerra, è ovvio, oppure di utilizzarlo contro gli abbietti cromati comunque per risparmiare munizioni razzo e comunque respingerli indietro, perché ricordiamolo, ucciderli è comunque molto difficile, hanno un moltiplicatore della vita esagerato rispetto agli altri tipi di zombie. Ma la cosa positiva degli abbietti cromati è che comunque prendono di mira solamente voi e non le strutture, non fanno danno all'obiettivo ma appunto solamente alle strutture. Quindi ipoteticamente se uccidete tutti gli zombie a parte gli abbietti cromati vi nasceranno solo abbietti cromati e potrete fare la missione AFK, come comunque vi avevo già detto all'inizio della scorsa stagione. E in questo caso, se volete un po' divertirvi con lanciarazzi e quindi respingerli indietro, ma non solo sugli abbietti cromati, comunque in tutte le missioni indifferentemente dagli abbietti che ci si presentano, che poi non so, psicologicamente il fatto che sprechiate meno razzi comunque vi fa divertire di più, so che sembra strano ma è così, almeno così pare nella mia testa. E ragazzi, questo era quanto sull'eroe, io vi assicuro che ne vale assolutamente la pena prenderlo, è inutile che ve lo ripeta.
Invece, per quanto riguarda utilizzarlo con le armi d'assalto, è vero che comunque non ci serve così tanto risparmiare sulle armi d'assalto, ma è molto molto divertente utilizzarlo con le armi che hanno un caricatore capiente, no? In quel caso sembrerà che appunto non finisca mai il caricatore, ma anche tipo utilizzato con armi tipo la nota dolente che ha persino solo 30 colpi, il caricatore risulterà molto molto più ampio. E non ho neanche messo la dimensione del caricatore aumentato in questo video, Vi ricordo che ovviamente è tutto personalizzabile, il bello è che Salva al Mondo è personalizzabile al 100% secondo le vostre esigenze, insomma immaginate tutti i percaggi diversi e tutte le build di eroi differenti, ognuno può metterci la propria fantasia. E questo era quanto, raga. Ci tengo molto comunque a ringraziarvi di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Fatemi sapere comunque la vostra con un commento qui sotto su cosa ne pensate. E questo è quanto. Io vi ricordo di attivare la campanella se volete supportarmi come creatore per aiutare la crescita di questo canale. Vi basta inserire Kino TV nell'item shop di Fortnite. Noi, raga, ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella!